la proposta di Gesù coinvolge direttamente la nostra vita e ci fa assumere uno stile di comportamento ben preciso e non generico, ristretto o di massima. La congiunzione se del Vangelo di oggi immette una precisa condizione: se mi amate, soddisfatta la quale entriamo nel vortice di una comunità di amore che ci toglie il respiro. Saremo amati da Lui, Cristo, e dal Padre, e conosceremo lo Spirito di verità, perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. E non siamo più orfani, parola che evoca la morte e l'abbandono. Non siamo più orfani perché io vivo e voi vivrete. Chi ama vive, perché l'amore di Cristo fa passare dalla morte alla vita. La morte delle nostre solitudini, animate solo da sofferenze e difficoltà, momenti di angoscia e di spavento di fronte alla croce, l'impatto con il dolore, lo smarrimento della emarginazione, la paura della fine. Sono questi i momenti nei quali il se mi amate ci riporta alla gioia della vita e all'entusiasmo della nostra speranza. Se mi amate, no, non è un ricatto o una estorsione. Non è in gioco l'amore di Dio per noi, e questo amore non è condizionato alla nostra risposta. Dio ama lo stesso, rispetta le mie scelte, sempre pronto ad accogliermi, perché Lui non nega mai la sua misericordia. Rispondendo e aderendo a questo amore, concretamente e senza condizioni, sperimentiamo il grande amore del Padre che ha